Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara un pane davvero strano che sta letteralmente facendo impazzire i social. Si tratta proprio del Cloud Bread. Dal nome si intuisce che si tratta di un pane nuvola, quindi veramente morbidoso. Siccome non ha tanta consistenza, si scioglie letteralmente in bocca e ha la consistenza proprio di una spugna. Come ogni cosa particolare trovata su internet, avevamo il piacere di condividere questa ricetta con voi. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Versiamo in una ciotola più capiente 3 albumi d'uovo del peso di circa 90 grammi. Poi li mescoliamo per bene aiutandoci con le nostre fruste elettriche finché non raggiungeranno questa consistenza, ossia saranno diventati una spuma. Subito dopo andiamo ad aggiungere 40 g di zucchero in 3 fasi e mescoliamo continuamente. Subito dopo possiamo andare ad aggiungere i nostri 13 g di amido di mais. Poi andiamo a mescolare per altri 20 secondi. Questa sarà la consistenza che dovremo ottenere, come potete vedere ha fatto il classico becco. Ora andiamo a dividere il nostro composto in 3 parti uguali. Noi ci siamo ispirati alla bandiera italiana, per cui andiamo a creare per prima la base, che sarà di colore verde. La andiamo a mescolare con le nostre fruste elettriche per circa 20-30 secondi, ossia fin quando avremo ottenuto il colore che ci piace. Adesso ci occupiamo della parte superiore che sarà rossa, quindi prendiamo il colorante alimentare, ne mettiamo 2-3 gocce a nostra completa scelta e lo andiamo a mescolare per bene. Infine andiamo semplicemente a ravvivare per circa 20-30 secondi la nostra parte bianca, che costituirà la parte centrale. Finalmente iniziamo a creare il nostro cloud bread. Quindi prendiamo una teglia con della carta da forno, ci andiamo a trasferire sopra la nostra parte verde e la stendiamo finché non raggiungerà un diametro di circa 15-20 cm. Dopo andiamo ad aggiungere la parte bianca, queste morbidissime nuvole bianche che andranno a sormontare la parte verde. Poi, aiutandoci con una spatolina, le andiamo a stendere per bene. Il nostro cloud bread è abbastanza piccolo perché dovrà essere sviluppato in altezza. Infine andiamo ad aggiungere la parte rossa che andrà a completare il nostro meraviglioso tricolore. Con la nostra mitica spatolina andiamo a dare al nostro cloud bread una forma bella ovale. Questo procedimento dovrà essere fatto abbastanza in fretta, altrimenti andiamo a rischiare di perdere il volume delle nostre uova. Questi movimenti dovranno essere molto delicati e leggeri. Gli andiamo a dare gli ultimi ritocchi aiutandoci con la nostra spatolina e lo cuociamo a forno già caldo, 150 gradi ventilato, per 25-30 minuti. Appena tirato fuori dal forno, con molta delicatezza, bisogna staccarlo dalla carta. Ammirate il nostro cloud bread in tutto il suo splendore. È incredibilmente soffice, sembra proprio di toccare con mano una nuvola. I colori sono stupendi e risaltano molto all'occhio. Inoltre, la sua morbidezza e aspetto lo rendono unico nel suo genere. Ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un cloud bread. È molto molto particolare,
Siccome non ci sono farine, quindi non ha consistenza, è veramente sofficissimo. Sembra proprio di assaggiare una nuvola. Insomma, ragazzi, è veramente particolare, assolutamente da provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.